Roberto Burioni è una delle virostar più onnipresenti durante la pandemia, sia sul piccolo schermo che sui social. Ora si trova a fare i conti con una richiesta di radiazione nei suoi confronti da parte del Codacons. Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha annunciato infatti un nuovo esposto contro Burioni, chiedendo all'Ordine dei Medici di Pesaro Urbino la radiazione dall'albo per il virologo. E non solo, oltre la radiazione, il Codacons ha infatti chiesto anche che Burioni venga di fatto silenziato, vietandogli l'utilizzo dei social perché non perde occasione per tacere e fa un uso sconsiderato e violento dei social network, un atteggiamento che non può essere tollerato e che va contro qualsiasi principio etico e morale alla base dell'attività di un medico. Un attacco frontale, dunque, nato dall'ultimo increscioso episodio che ha visto coinvolto il virologo. Burioni era finito nella bufera nelle ultime ore perché protagonista di un episodio di body shaming nei confronti di una ragazza. Tutto era iniziato dopo un botta e risposta tra il virologo e il deputato leghista Alex Bazzarro sul tema della quarta dose di vaccino anti-Covid. Tra i numerosi commentatori della discussione, il virologo aveva replicato a una ragazza di nome Alessia che si era detta orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bazzarro. Replica di Burioni, foto del profilo della ragazza, accompagnata dalla frase capisco come a deriderla per il suo aspetto fisico. Il virologo a quel punto ha provato a mettere la proverbiale pezza scrivendo: non ho il fisico per fare body shaming e non era mia intenzione farlo nei confronti di nessuno. Se Alessia si è sentita offesa, le chiedo scusa. Nel frattempo, però, gli utenti erano già a valanga contro il virologo, che ora si trova a fare i conti anche con una richiesta di radiazione dall'albo. Tacere ogni tanto non gli farebbe probabilmente molto male.